Eccoci con Marco San Micheli, il nostro rappresentante di Zero, che è il nostro partner, che ci dirà qual è l'appuntamento imperdibile di oggi per questa grande settimana del Salone del Mobile a Milano. La settimana del design a Milano è una settimana internazionale, un appuntamento fantastico fatto non di giorni feriali, ogni giorno è un venerdì sera, quindi vale la pena prendere una bicicletta o uno scooter e non fermarsi mai. Noi di Zero consigliamo per la giornata di oggi di andare nella zona dell'ex fiera, nelle residenze di Zadid e vedere la concept home di Nativo, che è un brand che coniuga furniture design e tecnologia molto interessante. Dopodiché è il caso di spostarsi in zona Tortona, una zona classica del design milanese, per vedere due cose alle quali teniamo particolarmente. Una è la mostra del Compasso d'Oro con il meglio del design delle ultime tre edizioni dell'Adi Design Index, che è negli spazi dell'Ansaldo. E sempre lungo via Tortona, per dare uno sguardo a quello che succede fuori dall'Italia, c'è MUI con Unexpected Design, che è un'azienda che mixa l'innovazione del design olandese con la tradizione di maioli e di decorazioni bianche e blu. Dopodiché è la sera e la notte con i bar e i locali dove le cose più interessanti succedono. Un grande must rimane il Barbasso all'angolo tra via Plinio e viale Abruzzi, dove è una sorta di epicentro della comunità internazionale. Se vuoi incontrare designer, curatori, giornalisti, appassionati, amici, belle ragazze, è assolutamente il posto dove andare, dove bersi il cosiddetto Negroni sbagliato. Perfetto, allora noi ci vedremo sicuramente dopo per il Negroni sbagliato. E invece oggi parte la tua prima puntata di Sveglia Maestro. Ci vuoi anticipare di che cosa si tratta e di che cosa parlerai oggi? Sveglia Maestro è un format che abbiamo pensato per questa iniziativa, che è quella di mixare le giovani generazioni con la storia dei maestri del design italiano. Ogni volta abbiamo visitato un luogo, abbiamo raccontato che evento ci sarà in questo luogo e invitato dei giovani designer che potessero raccontare come la storia influenzi ancora la quotidianità del proprio operato. Oggi siamo stati al Museo del Novecento, dove è stata inaugurata la scorsa settimana la mostra Munari Politecnico dedicata a Bruno Munari, e abbiamo invitato Marina Pugliese, direttore del Museo del Novecento, e Paolo Giacomazzi, giovane exhibition designer che ha curato l'allestimento. Un lavoro molto interessante perché per gravità ed incastro racconta la poesia, la visione e gli esperimenti visivi di Bruno Munari. È stato divertente perché nella manica lunga del piano terra del museo molto spesso abbiamo dovuto inventarci delle cose per rendere nel nostro video nel migliore dei modi quello che stavamo facendo. Infatti in piedi sulle sedie, come degli acrobati, abbiamo raccontato dettagli che sono nascosti dentro le vetrine, che solo con una visione reale e fisica della mostra si possono cogliere. Nei giorni del salone sarà anche gratuita la mostra, per cui fare un giro in Piazza Duomo ha un plus, che è la mostra Munari Politecnico. Benissimo, vediamo subito la clip. Ciao a tutti, io sono Marco San Micheli e siete al Museo del Novecento. Alle nostre spalle Munari Politecnico e alla mia destra Marina Pugliese, direttore del Museo del Novecento. Marina, perché questa mostra qua a Milano? Innanzitutto noi siamo il primo museo italiano ad avere dedicato una sala a Bruno Munari. Una sala particolarmente significativa perché è la sala che segue la sala dedicata a Lucio Fontana, che è il cuore del Museo del Novecento. Questo per testimoniare un asse bipolare giocato da due dei principali protagonisti dell'arte italiana, a partire dagli anni 30 fino ad arrivare agli anni 60. Che cosa succederà all'interno di questa mostra? Fa sorridere che te lo chieda il curatore della mostra, ma
essendo tu la padrona di casa e la protagonista di questa intervista, lo chiedo anche a te, poi io ti aiuto se vuoi. Sì, non ho detto che la mostra è un ideale complemento e in qualche modo una prosecuzione del lavoro fatto con la sala dedicata a Bruno Munari, perché l'intento è proprio quello di restituire a Munari la sua dignità di lavoro in quanto artista. Il titolo Munari Politecnico è proprio un invito a riflettere sulla complessità e la metodologia di lavoro di Munari, che parte sempre con un'indagine di tipo artistico e quindi con una attitudine visiva, per andare poi a confluire in tutti gli altri ambiti della sua ricerca, dal design alla grafica, alla produzione di tipo pedagogico. Un grande standard comunicherà questa mostra in Piazza Duomo e le persone che entreranno dentro il Museo del Novecento, che è un museo d'arte, scopriranno un Munari inedito, almeno per il grande pubblico. Bruno Munari utilizzava l'arte per sperimentare, per innovare i linguaggi. Lo ha fatto surfando lungo tutto il Novecento, a cominciare dal secondo futurismo e arrivando ad essere ispiratore persino degli artisti dell'arte povera. Attraverso opere su carta, sculture, pitture, libri, noi cerchiamo di ricostruire una storia che aveva bisogno di essere raccontata. Una storia che ha un nome e un cognome, Munari Politecnico, proprio perché lui blandiva la tecnica e la civiltà della tecnica per innovare e ritornare su alcuni passaggi fondamentali della storia dell'arte di questo secolo. È vero, inauguriamo in concomitanza del Salone del Mobile, della Settimana del Design, ma quello che passa da questo museo, dalla manica lunga del piano terra del Palazzo dell'Arengario, è l'arte di Bruno Munari. Sono con Paolo Giacomazzi, autore dell'allestimento e del progetto grafico che raccoglie e racchiude la mostra Munari Politecnico. Paolo, ci racconti qual è il concetto alla base dell'allestimento di questa mostra? Certo, ho voluto fare un allestimento che rispettasse il più possibile la poetica di Bruno Munari. Quindi ho lavorato per gravità e incastro e attraverso delle trasparenze. Trasparenze che sono date dall'uso di questi grandi cristalli di vetro, ma anche attraverso dei grigliati che creano degli effetti moiré che vediamo attraverso nelle stesse opere di Munari, ad esempio nelle proiezioni dirette, ma anche nelle xerocopie che abbiamo in esposizione qui in mostra. Quindi se inizialmente io potevo considerare il tuo intervento come l'unico elemento di design di questa mostra, in verità il design in controluce si vede in tantissime opere di Bruno Munari. Beh, certamente, poi ovviamente quando si fa un progetto di un allestimento bisogna rispettare le volontà e la poetica di chi si espone attraverso una firma che comunque rimane propria, rispettosi da un lato, però dall'altro insomma, una mia impronta per forza ci sarà. Siamo in un museo d'arte e quelle che esponiamo sono opere d'arte, eppure da progettisti in una settimana così importante come quella del design, gli spunti che rimbalzano come un flipper all'interno di questa mostra e che ci rimandano al design sono tanti. Vorrei con te camminare verso i tessuti con l'errore. Sì. Quali sono secondo te gli elementi di particolare interesse? Ma devo dire che di questi tessuti li ho studiati all'università, però non ho avuto mai l'occasione di vederli dal vivo e quindi innanzitutto è un'occasione che mi ha lasciato me stesso a bocca aperta. D'altro lato poi c'è una qualità interessantissima, cui forse noi tutti i progettisti oggi dovremmo fare riferimento, è quello di tenere presente dell'errore. Addirittura Munari qui progettava l'errore. Quindi considerare delle variabili che a volte non possiamo tenere presenti, e se ci sono queste variabili in qualche modo tenerne conto e fare sì che arricchiscano il progetto. Sveglia Maestro ha l'obiettivo di mettere a confronto
la poetica, lo stile, il linguaggio di un autore storico, di un maestro, come dice appunto la parola, con la professionalità, la quotidianità di un progettista invece di oggi, come nel tuo caso. Sicuramente l'estetica dell'errore è un elemento che dal recente passato sentiamo di portare nella contemporaneità. Ci sono altri elementi che secondo te vale la pena sottolineare all'interno della mostra? Prima facevi riferimento alle xerografie. Sono forse un caso in cui il dominio della tecnica, dello strumento, si avvicina anche a una pratica quotidiana? Devo dire che le xerocopie, ma insieme ad esempio a un pannello che vediamo magari più tardi, che è una prova di stampa, ci fa capire un approccio che oggi non consideriamo più, cioè quello di, come dire, accettare il fatto che non possiamo controllare tutto. Oggi con il computer abbiamo la tendenza a controllare tutto, la qualità e i dettagli fino a decimi di millimetro. Invece allora lo vediamo in una sua prova di grafica, di un poster, notiamo che dà delle indicazioni sommarie sulla qualità del grigio, mette dei punti di domanda e impagina il titolo a mano, in modo, cioè, affida, diciamo, ad un'altra personalità, probabilmente, non so, linotipista, l'impaginazione di quel titolo. E nelle xerocopie l'approccio è simile, nel senso che non c'è un controllo totale nell'oggetto che uscirà, perché non c'è un'immediata rappresentazione di quello che vedi. Cioè la xerocopia, metti l'oggetto sulla fotocopia e questa parte, chissà cosa verrà fuori, è un po' un ternallotto. Ed è, insomma, ciò che a noi manca oggi. Ad esempio nella fotografia digitale vediamo immediatamente ciò che stiamo per scattare, nell'analogica invece una volta non era così. Cioè è proprio un approccio differente da cui secondo me noi dovremmo trarre una buona lezione. La voracità intellettuale di Munari e anche il turbine multidisciplinare che caratterizza la sua esistenza di autore, di artista. Fare il gioco dei nomi è ridicolo in questo caso, è impossibile ritrovare un Munari di oggi. Eppure ci sono secondo te degli elementi che un progettista, un designer dovrebbe mutuare? Munari è un maestro a cui tantissimi designer oggi fanno riferimento. Il problema è che forse di Munari si prende solamente la parte più giocosa, a volte effimera del progetto. In questa mostra secondo me invece si capisce che la professionalità di Munari era molto solida, a volte rigida, ipercontrollata, e quindi la levità a cui tanti progettisti oggi fanno riferimento considerando Munari come maestro forse non è proprio l'impronta che deve essere cercata in questo mezzo. Quindi sicuramente ci sarà qualcuno, ma forse molti meno di quelli che in realtà fanno riferimento a lui. Munari serio, solido e complesso. E questa Munari Politecnica. Siamo nella sala Focus del Museo del Novecento. In questa sala abbiamo voluto mostrare oltre 35 ritratti di Bruno Munari, per raggiungere un obiettivo, quello di scalfire l'iconografia del maestro. Spesso e volentieri negli anni Bruno Munari è stato raccontato come il maestro dei bambini, come la persona sorridente e gioviale che collaborava con chi era più piccolo di noi. Questa mostra, fatta di queste foto, restituisce la complessità di una figura. Come lo fa? Lo fa mostrandolo al lavoro, in studio, con la moglie, all'inaugurazione delle mostre, oppure intento a installare delle opere d'arte magari alla Biennale di Venezia, oppure nell'attiguo Palazzo Reale. Le foto sono state scattate tra gli anni 60 e gli anni 80 da Ada Ardessi e Atto, due fotografi, due artisti che hanno seguito come un'ombra il lavoro di Munari e ne sono diventati amici. Quella che vedete qua, indicata in questa serie di tre foto, è una serie piuttosto singolare. Munari gioca con il sorriso della Monna Lisa e lo fa prima muovendo in maniera plastica un foulard comprato nel museo del Louvre di Parigi, e lo stesso gioco è ripetuto con la smorfia dell'autore. A fianco invece una foto
più antica, se mi passate il termine, dove Munari copre il suo volto giocando sull'idea del ritratto attraverso le dita. Se scorriamo con una carrellata queste foto, troviamo Munari con sua moglie Dilma, qua nello studio di via Vittoria Colonna 39, la centrale, il laboratorio delle sue centinaia di sperimentazioni, qua al lavoro con un tubo dell'aria condizionata pronto per essere trasformato in un vaso, o qua mentre gioca con la cosiddetta pennellessa, un pennello a cui sono state fatte delle trecce, come una bambina. Sempre nello studio, qua invece un altro salto temporale, Biennale di Venezia, 1966. La foto è di Ada Ardessi e qui, nei giorni precedenti l'opening, mentre gli artisti installano, Munari, che in una sala attigua a quella dove qui ritratto stava installando i polariscope, gioca e prova un paio di occhiali futuribili. Sempre a Venezia, una specie di selfie, anche se più avanti ne vedremo un altro, lui davanti allo specchio con di passaggio Paolo Schegge. Queste invece sono foto memorabili, sono gli esperimenti fatti a Monte Olimpino con le riprese e le posate. Sempre Munari nel suo studio, qua un'altra foto molto importante, la presentazione milanese della pubblicazione Nella nebbia di Milano, un libro amatissimo dai bambini di molte generazioni, qui ripreso nell'edizione originale di Zanichelli. Parlavamo di selfie, forse il più noto nella storia della fotografia recente e nella vita di Munari è questo, dove si vede appunto Munari a uno specchio e la fotografa Ada Ardessi che con la sua reflex viene immortalata nella foto stessa. Qui, mentre installa al Centro Culturale San Fedele di Milano il concavo e convesso, e qua alcune foto di una mostra fatta a Palazzo Reale di Milano. I ritratti, come vedete, sono vari e molteplici e provano a presentare l'umanità dell'autore in tutte le sue sfaccettature: serio, divertito, concentrato, pronto alla performance, come era appunto la figura di Bruno Munari. Un'altra foto inedita, qui a un compleanno, con addirittura un piccolo uccellino automatico attaccato in fronte.